cavoli. E dai, proviamo a fare questo room tour, libreria che c'era anche la volta scorsa, adesso però ha dei ripiani organizzati in maniera differente e soprattutto i libri sono cambiati parecchio perché ho cercato di tenere solo quelli più recenti che mi servono ancora, però ne ho altrettanti in un'altra stanza e devo cercare di togliere questi fumetti. Il problema è darli via, nessuno vuole tantissimi fumetti tutti insieme. Molto comodo secondo me questa sorta di cassetto inventato, vedete è una scatola Ikea con il divisorio messa a questa altezza con il ripiano. Questa è una libreria Billy, nulla di strano, adesivi del mordente, eccoli là, e poi se mi sposto ecco il mio nuovo monitor BenQ 27 pollici 4K HDR, tra un attimo ne parleremo. A destra c'è il solito Samsung 34 curvo, nuova mensola per le tastiere meccaniche, wow, adesso ci sono 4 mensole, sono dei reggi quadri in realtà Ikea, attenzione però a non caricarci troppo peso perché dopo un po' si spaccano. Eccomi qua inquadrato nel mio bellissimo orologio con, vedete, movimento fluido, guardate i secondi, vedete come scorrono, si compra online. E poi la nuova staffa per reggere il microfono che uso per il podcast, è una staffa che si allunga, di quelle per attaccare i proiettori a un muro. Il microfono è un Bayerdynamic Fox USB che io collego al PC quando mi serve, sia con Linux sia con Windows, e ci registro con Audacity. Queste sono delle cuffie blu che in realtà uso, appoggio da un'altra parte ma adesso ho messo qua perché stavano bene con l'onda sopra. Sono delle vecchie cuffie sulle quali ormai ho fatto l'abitudine, alle quali ormai ho fatto l'orecchio e quindi le uso per l'editing. Queste invece sono delle cuffie per isolarsi dall'universo, secondo me sono delle cuffie da operaio, costano 15 euro su Amazon, vi consiglio assolutamente di prenderle, non solo se avete dei vicini molesti ma anche così per davvero estraniarvi, per leggere, per concentrarvi meglio. Meno 32 decibel secondo l'azienda, ma insomma mi pare una pretesa un po' grossa. L'importante quando le prendete è che siano regolabili facilmente in altezza e che siano molto larghe perché l'orecchio all'interno deve star bene, altrimenti insomma dopo 20 minuti così ecco diciamo che inizia a farvi caldo, e visto che queste sono cuffie non pensate per questo utilizzo prestateci attenzione. Là c'è la solita stazione di ricarica con la ciabatta scomparsa, con i miei orologi da corsa, il mio è il 245 Music, l'altro è il 945 che sto provando, la fascia cardio che sto provando, e le cuffiette a conduzione ossea, le Aftershokz, queste sono le ultime, le Apex credo, non mi ricordo il nome, comunque sono fantastiche, hanno un'autonomia di settimane e per correre, adesso che ho deciso di non correre più con la musica ma con il metronomo, sono altrettanto buone. Sotto c'è anche il sensore stride, la sedia è sempre la solita ergonomica di 2 anni fa e quindi a distanza di 2 anni è ancora valida, nonostante insomma sia un modello di fascia media, non è un modello super costoso. E poi ecco qua la postazione per lavorare in piedi con il pannello a muro messo sopra, attaccato con delle catene, vedete? Ci sono delle catene attaccate lassù e poi tenute, diciamo, ancorate con dei piedini aggiuntivi che ho messo io. Ho dovuto fare così perché la porta è a scomparsa e quindi, vedete, dietro qua io non potevo forare perché altrimenti poi avrei chiappato in pieno la porta. Il mobile, costruito da me, è composto da sotto una libreria Billy larga 80 cm, profonda 28, alla quale ho fatto tagliare i piedini in basso dal falegname qua dietro prima di portarla a casa all'altezza di 101 cm perché io volevo, anzi sapevo, che la mia posizione perfetta per scrivere comodo e tutto era di 103 cm. Come ho fatto a saperlo? È che in realtà in estate mi trovavo in una casa, a casa dei miei genitori, a scrivere appoggiato su una mensola, mi trovavo benissimo e così ho detto ma scusate, quanto è alta quella mensola? Perché è perfetta per scrivere 103. E così mi sono costruito questo mobile a 103 cm. Trovate qualcosa di simile anche per voi. Una volta che avete le spalle rilassate è una svolta, ve l'assicuro. E poi sopra ci ho messo appunto questo piano, che è un piano Leroy Marlen, pagato 12 euro l'uno, di finto noce, però non male insomma come resa finale. È una buona impiallacciatura, come si direbbe. Ci ho messo poi il bordino facendomi tagliare altre cose, ci ho messo il ciabattone a scomparsa là dietro, eccolo là, è un po' più dozzinale rispetto a quello che è sulla scrivania ma l'ho pagato tipo 10 euro. E sotto appunto c'è questa organizzazione ancora casuale, anche le mensoline a muro là le ho fatte io, le ho ricavate, le ho verniciate poi di bianco. E, insomma c'è questa organizzazione ancora un po' casuale, devo ancora decidere cosa fare e come farci. In realtà Qui voglio tenere soltanto, ecco, le cose essenziali. Qua ci deve essere sempre a portata di mano quello che mi serve per lavorare, quindi e le altre cose le sposto nell'altra stanza. Quindi insomma questo è il succo della scrivania. Avrei potuto renderla un pochetto più rifinita, soprattutto qua a questo angolo, ecco, però alla fine mi sono accontentato, anche perché secondo me è comodissima per lavorare. E allora alla fine vi faccio vedere che questo è il MacBook da 16, eccolo qua, con il sito. Questo è il mouse Logitech MX Master 3 che io sto provando, e come io lavoro in questo modo: mi metto qua con il Mac e sopra ho Sidecar, ed è una cosa fantastica. Sidecar con il mordente su Apple Podcast e le sue 348 recensioni positive 5 stelle. Wow, vi sfido a trovare un altro podcaster che ha così tante recensioni positive su Apple Podcast, davvero. Ovviamente l'Apple Watch là sopra, vedete, è appoggiato per scena, normalmente ce l'ho al polso. E poi in alto, vedete, adesso l'accendo, c'è la lucettina Manfrotto, che uso qua quando devo avere luce particolare sopra la tastiera o quando devo smontare qualcosa. Ad esempio l'altro giorno ho comprato un vecchio Mac, devo pulire la tastiera e lo posso fare da qua. E accanto c'è una, lo faccio vedere, una Action Cam Xiaomi 4K che mi può servire a fare delle riprese, delle storie, soprattutto per Instagram. E questo è un microfono, un cacciavite elettrico, quello di Xiaomi, che vi arriva insieme all'altro kit di punte, che è questo qua, eccolo qua. Costa pochissimo, è anche comodo e ottimo come regalo. Attenzione però che soltanto quando avete le pile nuove all'interno, ecco, riuscite a toglierci le viti appena, cioè le viti mai tolte, no? Che sono un po' più dure. E questo è il Pixelbook appena arrivato, mi è arrivato dagli Stati Uniti. Vi ho raccontato tutta la sua vicenda dell'arrivo, preso su eBay, via dicendo, sul canale Telegram. È meraviglioso con questa tastiera, questo design fantastico. Ci metterò Linux e Windows in dual boot, toglierò Chrome OS perché la versione con 512 GB di spazio. E quindi io mi trovo qua a lavorare, ecco, con Sidecar e sotto il Mac, e così scrivo, oppure uso il mouse in questo modo e la testa la tengo sopra e sto molto rilassato. Se devo toccare il touch lo tocco. E in questo modo io posso davvero starci tanto. Ovviamente staccare questo iPad Pro è un attimo, perché qua ho un gancetto che sta semplicemente di sicurezza, e qua ci sono questi due ganci anche per la penna, no? Per la Apple Pencil vale lo stesso discorso. Questo setup comunque è molto nuovo, perché il MacBook ce l'ho da pochi giorni, anche l'iPad, e quindi ci sto ancora lavorando. Però devo dire che Sidecar si merita probabilmente tantissima attenzione, ed è una delle cose che può portarvi a cambiare tutto quanto, no? A cambiare forse sistema operativo e forse modalità di lavoro. Intanto il monitor è andato in sospensione e io ne approfitto allora per sedermi sulla mia sedia ergonomica e farvi vedere un pochetto come lavoro. Questa è una elementary OS in questo momento, con delle finestre del browser. Di solito io mi trovo in questo modo a lavorare, ovvero con sotto, no? Vedete, il gestore risorse, poi browser, più finestre, poi Telegram, e dalla parte di là sull'altro monitor tengo, che è un po' più, ha una definizione più bassa e quindi caratteri più grossi, più comodi, tengo VS Code, e ancora qua sotto c'è il terminale con Hugo, ovvero il sito in esecuzione. Questo è in localhost, come si dice. Il monitor è il BenQ PD2720U, da non confondere con il 2700U, che è un modello di qualche anno prima, un po' più economico, un monitor che si può mettere anche in verticale. L'ho spacchettato quest'estate, per questo motivo nelle immagini che vedete sono in pantaloncini, ecco, infatti lo sto usando da un po'. Ed è un monitor 4K HDR e con copertura sRGB del 100%, che viene anche calibrato in fabbrica. Vedete, c'è la certificazione Calman e Pantone, significa che voi potete collegarlo e iniziare subito ad utilizzarlo. Ha tante funzionalità comode per i designer, e probabilmente la più importante, quella che lo fa rendere comodissimo anche nel mio setup, è il supporto Thunderbolt 3. Sono due porte, una con power delivery di 15 e una con power delivery di 65 watt, quindi voi collegate con un cavo tutto e caricate sia il Mac e sia altri portatili, insomma. E poi c'è il supporto per il dual link, quindi potete collegare a cascata un altro monitor, il supporto KVM, il supporto all'HotKey Pack, che è una Questa rotellina vedete qua che vi permette di gestire i profili colore, fare delle cose un po' personalizzate, una cosa molto molto comoda quando dovete andare a lavorare su diverse immagini, diverse tipologie di immagini. Ora è un monitor che ha tantissime opzioni anche dal punto di vista della regolazione. Io ho fatto dei test con Calman per provare tutte queste cose, sono tutte veritiere, però la cosa che mi è piaciuta di più dal punto di vista proprio delle regolazioni è la possibilità di dividere a metà lo schermo, quindi da una parte, che ne so, sRGB, dall'altra Adobe, oppure da una parte, quindi per vedere come si vede sul web, come si vede magari stampa o con i programmi Adobe, e appunto la possibilità di modificare anche il pixel in pixel e il pixel by pixel, quindi inserire più sorgenti e gestire tutto questo come volete. Io ho iniziato ad apprezzare tantissimo, ecco, preciso, io sono un fan dei monitor con pixel grossi, quindi risoluzione bassa. Prima avevo infatti un 27 Full HD perché voglio i caratteri grossi, voglio i caratteri comodi e mi piace quella sensazione di sgranato che dà, il monitor con bassa risoluzione. Però qua devo dire che con gli ultimi sistemi operativi basta impostare, ad esempio vedete qua Telegram è impostato con una risoluzione un pochetto più alta, con un fattore di scala un pochetto più alto, e quindi riesco ad avere comunque dei caratteri molto molto nitidi e al tempo stesso però una buona capacità di gestione, una buona capacità di lettura, una buona comodità di lettura. È tutto per questo primo room tour. Ci sarà una seconda parte, forse anche una terza, non lo so. La seconda sicuro riguardo il case, là sotto, voi non lo vedete, ma c'è la workstation Ryzen che ho appena aggiornato, ne ho parlato un po' anche nei social network, quindi un po' sapete come sarà. Però voglio cambiare anche il sistema operativo, voglio vedere un po' se questi core in più mi danno più potenza per Premiere, perché ho da fare un po' di progetti per quest'inverno, e quindi mi serviva qualcosa di molto più moderno, più evoluto. E niente, dai! Ci vediamo fra qualche giorno, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, solite cose che le dico a fare. Ciao!